Oggi noi siamo qui davanti all'azienda in cui è avvenuto questo tragico fatto in cui Christian Martinelli è mancato per un incidente grave sul lavoro e noi siamo qui per solidarizzare sicuramente con la famiglia, siamo vicini a questo dolore e siamo qui per testimoniare il fatto che sulla salute e la sicurezza non è mai abbastanza alta l'attenzione e tra l'altro noi siamo reduci dalla firma di un contratto nazionale dei metalmeccanici in cui è stato inserito questo tema che riguarda appunto dei break formativi che verranno elargiti ai lavoratori perché il tema è che se l'attenzione ciascuno non ce l'ha di proprio deve comunque essere stimolata ed essere esercitata all'interno delle imprese con delle procedure diciamo concordate dai contratti e quindi questo verrà fatto, ecco perché non è mai abbastanza. Poi la fatalità purtroppo qui è avvenuta, ci sono le indagini in corso e verranno accertate sicuramente le dinamiche, ma noi siamo qui per dire che e testimoniare che questo della sicurezza sul lavoro è un diritto ed è un diritto appunto che deve essere applicato a tutti i lavoratori della bandiera, ma a tutti i lavoratori in Italia. Christian era un nostro iscritto FIM, lo conoscevo personalmente, era una persona attenta, una persona che frequentava anche la nostra sede sindacale di Busto, una persona che quando si facevano assemblee, riunioni era sempre presente e che apportava il suo contributo per cercare comunque di migliorare anche tutto quello che veniva fatto a livello di contrattazione in azienda. È chiaro che quello che è successo, non doveva succedere, il lavoro è un diritto, ma appunto anche tornare a casa dovrebbe essere, deve essere un diritto e sicuramente a livello di investimenti, siamo molto carenti per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro e questo è un appello comunque alle istituzioni per cercare di migliorarsi in questo percorso.